Ciao a tutti e bentornati nel garage di Io Come Lo Faccio. Torniamo a parlare di dispositivi Parkside e torniamo purtroppo a parlare di guasti ai dispositivi Parkside. Questa volta il colpevole è l'alimentatore per le batterie da 21 volt. Ne avevo bisogno, si era scaricata la batteria da 2 A, era un po' che non lo utilizzavo. Quando sono andato a collegare la batteria, morto. Nessuna delle due LED si accendeva. Direi di provarlo immediatamente. L'ho collegato alla presa. Qui ho la batteria da 20 A che, come vedete dall'indicatore, è scarica. La colleghiamo all'alimentatore e, come vi dicevo, nessuno dei due LED si accende. A questo punto direi di non perdere tempo e di aprirlo. Cominciamo rimuovendo le 4 viti poste sul fondo dell'alimentatore. E apriamo l'alimentatore. Qui c'è un connettore, possiamo rimuoverlo. Diamo un'occhiata come sempre al lato componenti, sembra tutto ok, i condensatori sono buoni, non vedo resistenze annerite o comunque problemi che possano balzare immediatamente agli occhi. Rimuoviamo anche questa vite centrale in modo da poter estrarre la scheda. Ecco, quello di cui parlavo, un evidente problema. Qui c'è un componente completamente annerito, è vicino a questo grande condensatore sul lato bassa tensione. Cerchiamo di capire di cosa si tratta. Con un po' di alcol isopropilico, come sempre, cerchiamo di dare una pulita. Togliamo tutta la parte annerita. Il componente è completamente andato, fortunatamente non si è portato via le piste. Pulendolo purtroppo si è rimossa anche la parte superiore e quindi è impossibile leggere di cosa si tratti. Possiamo vedere se magari in serigrafia si riesce a capire che cos'è. Questo è l'ingrandimento del danno rilevato sulla scheda. Come vedete, sia la resistenza R30 che questo integrato Q5 sono completamente andati. Speriamo non siano compromesse anche le piste. Fortunatamente il mondo degli utilizzatori Parkside è molto vasto, sono bastati infatti pochi minuti e una ricerca su Google per trovare delle immagini della scheda guasta. Da queste sono riuscito a recuperare il nome dell'integrato Q5, NCE4953, e il valore della resistenza R30. Ho quindi scaricato il datasheet dell'integrato NCE4953 ed ho scoperto che si tratta di un doppio MOSFET a canale P. Prima di trovare un sostituto per il nostro integrato NCE4953, direi di dissaldarlo, fare un po' di pulizia e verificare lo stato delle piste. Dissaldiamo quindi questi componenti. Aiutiamoci con un po' di stagno. Aiutiamoci con una treccia per togliere bene tutti i residui.
prima di rimuovere la piccola resistenza, direi di testarla per vedere se è ancora buona. Ancora con il nostro alcol isopropilico, andiamo a dare una bella pulita. Adesso le piste sono ben pulite e vediamo i reali danni causati dall'eccessivo passaggio di corrente su questo MOSFET. Queste sono le piste dei drain dei due MOSFET. Qui c'è una pista sollevata che, se non erro, viene da questa resistenza. Stando al datasheet dell'integrato, su queste due, come dicevo, abbiamo i drain dei due MOSFET, mentre sul pin 1 che era qui e il pin 3, che sono uniti tra di loro, abbiamo il source del MOSFET numero 1 e del MOSFET numero 2, mentre sui pin 2 e 4 avevamo i due gate. Adesso i pin 2 e 4 qui sono completamente riconoscibili, ma potrebbero essere collegati a questa pista che è sollevata qui, che sembra provenire da questo lato della resistenza R30. Vediamo un attimo innanzitutto lo stato della resistenza. Vediamo di riuscire a testare la resistenza senza doverla scollegare. Ok, 47,3 kΩ. Quindi la resistenza è ancora buona. Abbiamo visto infatti sull'immagine recuperata da internet è una 473. Quindi perfettamente funzionante. Dobbiamo ora solo capire come ricollegare i MOSFET. Ho cercato sugli oggetti di recupero un integrato simile che possa sostituire quello bruciato. Non ne ho trovati. Però, trattandosi fondamentalmente di un doppio MOSFET, ho pensato di poterlo sostituire con due di questi. È un MOSFET a canale P, come quelli nell'integrato, sono degli IRF 9540N, ne ho alcuni, cercherò di saldarne due al posto dell'integrato. Ecco i due MOSFET in posizione. Direi di provare ad alimentare il nostro caricabatterie. Ricolleghiamo il supporto per la batteria. Inseriamo anche la batteria scarica al suo posto. Colleghiamo l'alimentazione. Direi che ancora non ci siamo. O il collegamento dei MOSFET non è corretto, oppure c'è qualche altro guasto. Mi sento di farvi la solita raccomandazione: quando scollegate un dispositivo come questo dall'alimentazione di rete, fate sempre attenzione ai condensatori. Infatti, questi condensatori di livellamento che si trovano subito dopo il ponte di diodi arrivano fino a 400 volt, rimangono carichi per qualche istante ancora dopo aver scollegato la spina. Utilizzando questo tester, che è in grado di misurare fino a una corrente alternata di 380 volt, andiamo a vedere intanto se
sulla linea di alimentazione è tutto a posto. Ricollego alimentazione, vediamo l'alimentazione in ingresso, si sono accesi i LED, quindi è tutto a posto. Vediamo subito dopo il filtro EMI, anche qui tutto bene. Il ponte di diodi, quindi la raddrizzata della 220 volt, e anche qui tutto ok. Adesso riscolleghiamo l'alimentazione. Come vedete, il condensatore è ancora carico, si scarica lentamente. Ok. E andiamo a vedere il resto del circuito. Se nel processo di switching che avviene da questo lato del magnetico è tutto ok, dalla parte opposta dovremmo avere una tensione alternata più bassa di quella d'ingresso, che poi viene raddrizzata tramite questi diodi e inviata alla circuiteria di ricarica della batteria. Quindi ai capi di questo condensatore dovremmo avere circa 20 volt. Ricolleghiamo l'alimentazione, prendiamo un tester, spostiamolo in corrente continua e andiamo a vedere che tensione c'è ai capi del condensatore. Zero. A quanto pare c'è un problema anche sulla parte alta tensione. Andiamo ad indagare. Riscolleghiamo l'alimentazione. Aspettiamo la scarica del condensatore, come al solito. Ok. E direi di verificare innanzitutto il semiconduttore. Testiamo quindi questo semiconduttore. Si tratta di un CM4NDF, un MOSFET a canale N. Abbiamo quindi in ordine il gate, il drain e il source. Come sappiamo, per testare un MOSFET a canale N dovremo applicare una tensione tra il gate e il source in modo da attivare il canale tra drain e source. Mettiamoci in prova diodi, testiamo prima drain e source, come potevamo aspettarci è aperto. Proviamo adesso ad alimentare il gate e riproviamo. Continua ad essere aperto, però purtroppo questo può essere normale perché potrebbe esserci in parallelo una resistenza che scarica subito il condensatore, la capacità presente tra il gate e il drain. L'unico modo per essere sicuri che sia funzionante è rimuoverlo. Ok. Prendiamo il nostro tester multifunzione. Ok, sembra tutto a posto. Gate, drain e source, MOSFET canale N. Rimettiamolo al suo posto. Ho reinserito il MOSFET al suo posto. Sono andato avanti, ho controllato tutti i componenti della parte del primario, non ho trovato danni. Mi sono spostato sul secondario. Ho sollevato queste due diodi. Sono due diodi Schottky SR5150. Testiamoli. Questo sembra ok. Testiamo il secondo. Ok, questo è in corto. Proviamo dall'altro verso. Sì, direi che è proprio in corto. Rimuoviamolo. Testiamolo nuovamente con il nostro tester. Lo vede come una resistenza da 60 ohm, quindi è il caso di sostituirlo.
Il diodo Schottky rimosso, abbiamo detto un SR5150, è un diodo, come possiamo vedere qui dal datasheet, che lavora tra i 20 e i 200 volt con una corrente di 5 A. Abbiamo selezionato l'SR5100, anche questo un diodo Schottky. Una tensione di lavoro tra i 20 e i 100 volt, quindi leggermente inferiore, ma non arriveremo a 100 volt, siamo nella parte del secondario, dovremmo essere intorno ai 20 volt, e una corrente di 5 A. Per quanto riguarda la corrente di forward, abbiamo anche qui 5 A per l'RS5100 e 5 A per il 5150. Direi quindi che è il giusto candidato per la sostituzione. Risaldiamo quindi al suo posto il primo diodo, quello ancora buono, e inseriamo anche il nuovo diodo sostitutivo. Anche il diodo sostitutivo ora in posizione, direi di testare ancora una volta il nostro caricabatterie. Colleghiamo come sempre la batteria. Attacchiamo la corrente. Fantastico! Lo abbiamo risuscitato. È andato in carica. Vediamo. Lo stato batteria da rosso è passato ad arancione. Quindi vuol dire che sta caricando. Proviamo a scollegare la batteria. Il LED è diventato verde. Direi di lasciare aperto il caricabatterie per un po' di tempo. Verifichiamo che non ci siano problemi. E mettiamo intanto in carica la batteria. Many hours later. La carica è stata completata. Verifichiamo lo stato della batteria. Colleghiamo l'alimentazione. La batteria è completamente carica. Sono riuscito a chiudere l'alimentatore, è rimasto leggermente sollevato sulla parte frontale, ma va bene comunque. Questa volta il guasto era un po' più grave, siamo comunque riusciti a portare a casa la nostra riparazione. Un integrato era completamente bruciato mentre questo diodo Schottky aveva smesso di fare il suo lavoro. Loro continueranno a rompersi e noi, finché possiamo, continueremo a ripararli. Anche per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto o può esservi stato utile, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Io vi auguro una buona giornata.